siamo sempre con voi, siamo sempre con voi. Poi ognuno può giudicare se è un bene o un male, ma noi siamo sempre con voi. Vi abbiamo promesso due puntate e due puntate alla settimana facciamo. Ne volete tre? Beh, poi bisogna vedere, perché poi non è che siamo qua solo a fare, a pettinare bambole. È vero Moreno? Possiamo farne anche quattro noi. Noi siamo sempre disponibili a fare anche di più di quello che riusciamo a fare, con i nostri limiti, perché comunque siamo improvvisati nei nostri rispettivi ruoli, però di una cosa possiamo essere certi, passionati come noi, non tantissimi. Non tantissimi, esatto. Non tantissimi. Poi appassionati senza interessi, lo posso aggiungere? Senza interessi. Soprattutto senza interessi, esatto, diciamo le cose come stanno. Esatto, quindi chiamiamo persone che ci raccontano un po' questo mondo del trotto e dell'ippica, persone che siano anche loro appassionate, persone che ci possono raccontare qualche cosa di bello, di divertente e soprattutto persone che abbiano voglia di stare un po' con noi. È una pazienza infinita. Esatto, tanto anche ci devono sopportare, soprattutto te. Sì, devono sopportarci, devono avere una pazienza di quelle incredibili. Allora, quindi oggi chi è che ci sopporta? Allora, non te lo dico perché prima voglio raccontare l'ultima cosa. È evidente, siamo ancora in un periodo particolarmente impegnativo, particolarmente strano. Noi cerchiamo solamente, come la cosa che vogliamo fare, di raccontarvi delle cose con cui distrarsi un attimo. Facciamo parte di quelli che scrivono hashtag io resto a casa, quindi siamo tutti nella nostra casina, ci sentiamo per telefono, Moreno, Bob e il nostro ospite di oggi che è, e qui parte l'applauso perché è doveroso, ed è, signori e signori, ladies and gentlemen, è con noi direttamente da non so dove, Luca Vaccari. Buongiorno a tutti. E vabbè, rifallo però, dai un po' più di enfasi. Buongiorno a tutti. Cioè, vabbè che tu in questo momento vorresti fare altre cose, probabilmente, però dai, rifacciamo, rimetto gli applausi. No, va bene, ma parto piano, arrivo forte di solito. Sono... Ah, quindi tu non sei uno scattista, uno che tac, dietro la macchina... sono un passista. È un crescendo, questa è una trasmissione in crescendo. Ma lentamente però, ma lentamente. Lentamente. Allora, Luca Vaccari è un grande piacere averti qua come ospite. Conosco Luca Vaccari perché ho condiviso con lui, cos'erano, un paio di anni? Tre? Due? Forse tre anni e mezzo, diciamo. Di onestamente divertimento, di passione. Luca. Sì, è vero. No, sì. Ma parlate voi due. No, parla pure. No, io così sono... Mi sono intromesso mi sono divertito però sinceramente. Sì, no, su questo non c'è dubbio. Molto, perché Roberto è molto particolare, ma però è bello proprio da non bello fisicamente. No, però. No. Beh, anche esteticamente me la cavicchio, dai, insomma, sì, diciamocelo. Sì, ma io ho tre figli, non vorrei mai passare per quello che non sono, insomma. Vabbè, però la bellezza è oggettivo, cioè non è che perché uno ha tre figli non deve dire che io sono molto bello, cioè detto di Moreno è dura, però ho detto che io sono molto bello. Bello come persona. Ah, grazie, vabbè, mi accontento e mi fa comunque piacere. Ovviamente ricambio il piacere che con Luca, nel senso che anch'io mi sono divertito molto in quegli anni con tutti quelli che sono gli alti e bassi tipici delle giornate in scuderia, cioè la fatica di svegliarsi presto la mattina, perché la gente potrà non crederci, ma tu mi sei testimone che comunque la mattina arrivavo presto anch'io. Certo, sì. Perché ho sempre voluto condividere quella che è la reale fatica di seguire cavalli da corsa, cioè nel senso si alza presto la mattina non si sa mai quanto dura, dipende dal tempo, dipende da quanti cavalli ci sono da preparare e dipende anche dalle sfortune che la giornata magari ti riserva. È corretto Luca o non sei d'accordo? Sì, quella ha un nome abbastanza semplice, è vera passione, perché è un lavoro molto difficile, molto duro, si fa con la gran passione. Infatti io vi ho sempre perché definito degli Ironman. Degli Ironman perché la vita di scuderia è veramente tanto faticosa e ci vuole un sacrificio, sì. Nella passione è comunque il lavoro per voi, quindi va affrontato in una certa maniera, ma ci vuole tanta resistenza perché non c'è pause, cioè lunedì, domenica. Poi ci sono dei turni ovviamente perché avete delle famiglie, avete anche delle altre cose, non tante, e poi pensiamo quando ci sono le riunioni serali, che cos'è? È da mattina presto a sera tardi, quindi... Quante ore di sonno durante... A volte anche tre o quattro. Addirittura, esagerati. Eh sì.
È verità. Con Luca abbiamo condiviso. Quando si fa con passione, volentieri. Certo. Sì. Abbiamo condiviso mille cose, tante prese in giro reciproche. Luca mi ha raccontato tanti episodi dell'Ippica che non posso evitare di condividere con voi, ascoltatori di Race Off. In effetti, dopo, in tanti anni, sai, gli episodi sono tanti, poi ho conosciuto tantissimi personaggi, tantissima gente nell'Ippica, poi ce ne sono tantissimi. Folcloristici, di simpatici, un po' meno. Di personaggi anche importanti. Sì, anche un po' meno simpatici ci sono. Anche sono un po' meno simpatici, sì, certo. Ci sono. Poi bravi o meno bravi. O meno bravi, sì. Robby è uno di questi che conosco. Dei meno bravi. Sì, naturalmente. Grazie. Ci sei anche tu, Robby. Sapete che vi ascolto sempre volentieri. Parlando benissimo di te, guarda, certo. Proprio. Sì. Ma io sono bello comunque, quello rimane. Luca Vaccari, allenatore, figlio d'arte, driver e artiere, prima e dopo, durante anche, sì, tutto. Poi evitiamo sulle cose personali, perché se vorrà poi le condividerai privatamente con tutti i nostri ascoltatori, ripeto, da Haiti a Timbuktu, passando dal Messico a Caracas, ovunque, e anche però ad Argelato, Casalecchio di Reno e zone limitrofe. Luca Vaccari, 264 corse vinte in carriera. Quindi c'è, sì, qualcosa, sì, ti sei divertito e hai fatto un po' di esperienza. La parte di guidatore. Che parte è della tua vita ippica? La principale o no? Allora, io sono partito che in quegli anni un guidatore era anche allenatore, quindi non è come adesso dove ci sono i cage driver, dove ci sono gli allenatori, sono cose un po' divise. Una volta era difficile, mio padre era solo allenatore, però una volta si guidava e quindi le cose andavano un po' insieme, insomma. Però a me mi è sempre piaciuto moltissimo fare l'allenatore, sebbene che ho fatto anche il car driver, però la mia cosa è proprio allenare, è una cosa che, perché sei a contatto tutti i giorni, mentre la corsa dura 2 minuti e poi finisce, e invece lì c'è tutta una preparazione dietro che mi appassiona di più, anche se una volta mi piaceva fare tutte e due, perché era più completo, diciamo, ecco. È la soddisfazione di vedere crescere un cavallo e portare a termine. Sì, penso che la soddisfazione più grande di un guidatore allenatore è quella di sistemare i cavalli che non vanno e portarli a vincere. Penso che sia una qualsiasi sia il livello, ma è la soddisfazione più grande. La cosa è che dopo il palo che hai vinto con un cavallo, magari che gli altri non riuscivano ad andare, che l'hai messo a posto così, non pensi ai soldi, ma pensi proprio alla soddisfazione di aver fatto una cosa. È come si dice, il cerchio che è sempre importante. Bravo. Sì. Insomma, d'accordo. Hai studiato in questi giorni, Moreno? Non lo so. È preparato, sì. L'ho sentito dire per televisione questa cosa, non so cosa vuol dire, dopo ci guardiamo assieme. No, cioè, Luca, guarda che veramente, cioè, oggi mi sembra un Moreno sì, proprio da centrali, Sì, vabbè, sono bello caldo, sono proprio, ho fatto un bel riscaldamento, quindi vado via lissio come l'olio. Lissio. Ascoltami, visto che vai lissio come l'olio, quando è che mi porti il bigio? Adesso appena finita la cinquantena, la sessantena, devo fare 100 chilometri per andare a prendere. No, per carità, in questo momento non ne possiamo fare 200 metri, quindi no. Non ce l'ho qua a Bologna, ce l'ho giù in Romagna, ce l'ho. No, allora il bigio è, ovviamente l'abbiamo già citato, ma sai, manca in certi momenti, perché è un vin santo che produce direttamente. In questo momento qua non conta niente, però un bicchierino di vin santo almeno riscalda l'animo, riscalda lo stomaco, riscalda. Ecco. e ti fa nascere spontaneamente quel sorriso che aiuta ad affrontare queste giornate, comunque detto seriamente, assolutamente impegnative per tutti, soprattutto per chi lavora, e che noi non smetteremo mai di ringraziare tutti gli operatori, soprattutto medici, infermieri, ma anche camionisti, tutti quelli che in questo momento stanno permettendo di comunque continuare a portare avanti delle attività essenziali per la nostra vita. A proposito, Luca, voi come siete messi? Lui male, lavoro, ma questo non c'entra. Noi lavoriamo normalmente, è normale che i ritmi siano un po' diversi, nel senso
Sì, che si lavora più sul fondo e nella velocità, perché non corrono, quindi... tutti i giorni siete là, cioè non è che... Sì, è un lavoro di mantenimento, però è... devono mangiare, devono uscire, tutte quelle cose. Nella puntata scorsa, che comunque i cavalli hanno bisogno di essere mossi, hanno bisogno... È chiaro che immagino che seguirete tutte quelle che sono le limitazioni previste dai regolamenti e dal decreto che è stato emanato, e quindi però dovete garantire, vi ringraziamo di questo... la salute e il benessere di tutti quelli che sono i cavalli, che in questo momento non hanno competizioni, ma che comunque vanno mantenuti. Luca, tornavo al discorso che facevamo dei tuoi ruoli. Tu sei figlio d'arte, abbiamo detto. Sì. Tuo padre era al solo allenatore, anche lui faceva un po' tutto, e come ti hai inquadrato? Era anche guidatore, però non guidava mai, perché c'era una corsa ogni morte di papa. Perché proprio non gli piaceva proprio, lui era proprio un allenatore nato, insomma, che poi non sarebbe neanche, mio padre è partito, mio nonno era allevatore in Emilia Romagna, aveva un allevamento importante, aveva molte patrici, tra cui anche la Genala, che fu la nonna di Badiali Alighiero, che erano stati dei buoni cavalli. E lui nacque grazie alla sua perché mio padre aveva una gran memoria, e lui era molto bravo a incrociare i cavalli, la parte dell'allevamento. Lui era proprio difatti andò a lavorare in Veneto, lui è di Ferrara, andò a lavorare in Veneto con Biasussi, quando Biasussi iniziò, perché lui era proprio molto bravo per incrociare i cavalli, perché si ricordava molto le caratteristiche di cavalli. Allora non c'era il computer, ma lui, anche che c'era un libro, che c'era tutte le genealogie, lui non guardava il libro e si diceva madre, padre, figlio, nonno di anni indietro, ma era molto bravo perché conosceva anche le caratteristiche di stalloni, che caratteristiche davano i suoi figli, le fatrici, capito? Quindi un clone di Big Mo, hai un fratello. Era molto bravo in questo, era proprio un artista. Poi dopo diventò allenatore, la sua fortuna è che era molto conosciuto e poi si faceva anche, voleva bene, quindi come carattere. E quindi è stato insieme anche dei personaggi importanti, Brighenti, Giancarlo Baldi, Vittorio Bussinati, quella gente lì, insomma, quindi ha imparato molto. Ecco, tra questi nomi, Luca, anche perché si ricollega a una delle tue cavalle preferite, Merapi. Del cuore, sì. Hai citato Giordano Fabroni, che ovviamente non è una graduatoria di chi è più bravo e chi meno tra quelli che hai citato, però perché gli aneddoti e anche i racconti delle pilotate di Giordano, grande frequentatore dell'Arcoveggio, mi sono rimasti particolarmente impressi, come quelle anche di Vittorio Guzzinati. Quindi ti chiedevo, visto che volevi cominciare a parlare anche un po' nel dettaglio di quelli che sono stati i tuoi cavalli, e Merapi mi hai sempre detto essere la tua cavalla del cuore, che era guidata da Giordano Fabroni, giusto? Sì, era il driver, diciamo, di mio padre, oltre ad essere un grande amico di infanzia. Era la parte, diciamo, della mia infanzia, perché avevo 5-6 anni e già frequentavo gli ippodromi, che erano sempre insieme a mio padre, e quindi anche se avevo un'età corta mi ricordo tantissime cose, e praticamente la mia prima parte era il mio idolo, insomma. Sia come personaggio, che era un grande personaggio, sia come bravura, perché era un grande guidatore, e quindi è stata una parte bella della mia infanzia, diciamo. Dopo Vittorio Guzzinati è venuto dopo nella mia crescita, diciamo, perché era un grande amico di mio padre, veniva sempre a cambiarsi da noi, ho avuto a che fare, ero molto vicino, e quella è stata un'altra grande parte della mia vita. Allora, Merapi, adesso mettiamo a prova le capacità di Moreno. Chi è Merapi, se te la ricordi? Se no, guarda, non me lo ricordo. Me la ricordo, sì, me la ripeto. Te la ricordi? Allora, adesso racconti qualcosa, poi dopo chiediamo a Luca se è vero quello che racconti. Genealogie e quant'altro, avanti. Genealogie, era un figlio di Nimble Boy, che faceva lo stallone alla scuderia adriatica, se non mi sbaglio. Sei corretto? Sì, uno stallone senza grosse punte, però abbastanza positivo, nella media abbastanza positivo. La mamma mi sembra che abbia dato lei un altro paio di cavalli, che però non hanno avuto la fortuna di Merapi. Era una cavallina che partiva, girava, stava sotto, cioè, bravissima da pista piccola, perché era pista piccola, quando i cavalli partono sono da pista piccola, poi allora non c'era neanche l'open race, quindi quando partivi andavi in testa, avevi già vinto mezza corsa, e ha corso svariati anni tra Bologna, Padova, Cesena,
lì ha vinto parecchio. Per i tempi di allora ha vinto parecchio, cavalla positiva, che era sempre premio. Lei difficilmente rimaneva fuori dal marcatore. E vinceva anche con Luca Vaccari? Sì, Luca Vaccari è arrivato dopo. Purtroppo sì, quella è una cavalla che avrei voluto guidare volentieri. Quella da allievo sarebbe stata fantastica, quella sarebbe stata proprio il cavallo da allievo, perché sapeva far tutto, sapeva. Proprio era una cavalla bravissima. E il tuo amore per Merapi e Luca da cosa nasce? È una cavalla un po' particolare, nel senso che è stata una cavalla voluta da mio padre contro tutto e contro tutti. Poi è stata una buona cavalla, era un po' la cavalla di famiglia. Racconto velocemente, a brevio, il fatto che lei la compra mio padre a 4 anni dall'Adriatica proprio, che era il proprietario, era Jäger, e andò a Milano per comprare questa cavalla, aveva il benestare del proprietario con un assegno in bianco, e andò a Milano a chiedere consiglio a Sergio Brighenti. La cavalla di scuderia l'aveva Viero Milani, un altro bravo, sì. E Sergio gli disse no, non comprarla perché Jäger vuole tanti soldi e non li vale. E mio padre, che ascoltava Sergio, era molto amico e ascoltava perché era un grande, uscì dall'ippodromo e disse no, io mi spiace per Sergio, ma io la voglio comprare. E prese la macchina, telefonò a Giorgio Jäger e gli disse... io voglio comprare la cavalla, e lui gli rispose no, la cavalla non è in vendita. E lui prese la macchina e andò a Novi Ligure, che è dove c'era la villa, una villa bellissima. Il signor Jäger andò lì e stette un giorno e una notte a telefonare fuori dal cancello, perché c'era il maggiordomo, così, che continuava a dirgli guardi che non vuoi parlare con lei. Mio padre stette un giorno intero. No, ma è bellissima questa cosa che sta raccontando, è bellissima. La notte io voglio comprare la cavalla, voglio comprare, e per sfinimento Jäger lo accoglieva in casa e gli disse guardi, io non volevo venderla, ma è stato talmente bravo e costante, non ho mai visto una cosa del genere, gli vendo la cavalla. E costò allora 20 milioni, che nel 74 erano soldi, cavolo. Tanti soldi, certo. Però poi vinse 120 quasi, e quando i centrali erano 1,5 milioni, quindi è stata una cavalla che ha fatto bene, insomma. Più o meno quanto corse avrà fatto in carriera? Più o meno ne ha fatte tante, però lei aveva un piccolo particolare, che fece una colica a fine di 4 anni e d'inverno non andava più, andava poco, e lei praticamente ha sempre corso da primi di aprile, fine marzo, a fine settembre, inizio ottobre, se la stagione era buona, ma quando veniva freddo lei non andava più, quindi aveva corso quello lì. Però calcola che allora, sai, un cavallo centrale ne faceva uno o due massimo in un mese, quindi... non ha fatto tantissime, corso che ne ha vinte tante, perché come diceva Moreno, era una cavalla in pista piccola che partiva forte, una volta che andava in testa, se non spendeva tantissimo ci voleva un cavolo di prima, una cavalla fantastica. E perse una di Riccardo Grassi, che allora non era il gran premio come adesso, però era una corsa buona in Cesena, che perse sul palo da Quicolandia, che lo fece perdere Dervente con Antonio Rigon, che andò dritto per tutta la strada per un giro, e lei perse in fotografia qui con l'Andia, che è stato un cavallo piazzato nei Gran Premi. Quindi in questa piccola è una cavalla difficile da battere. Che bello. In testa effettivamente era... Allora, per questi motivi qui era una cavalla, sai, un po' del cuore. Scusami adesso l'età, non ho capito bene, ma tu intanto andavi a scuderia, facevi l'artiere o guardavi solo? No, io ho fatto l'artiere perché non all'epoca della Merapi, perché avevo dai 5 agli 8 anni, quindi no, però ho fatto l'artiere perché una volta era un po' diverso come adesso. Mio padre era anche uno molto severo, cioè che insegnava il dolore del lavoro, quindi io non avevo voglia di studiare, e quindi mi ha detto se tu non voglio studiare vieni in scuderia, e a 14 anni ho cominciato a far l'artiere, e dopo una lunga gavetta ho cominciato a fare prove, a attaccare i cavalli, a fare prove e poi a correre, insomma. Allora Luca, passiamo quindi alla carriera da inizialmente artiere, quindi diventi catch driver, diciamo il guidatore. Divento allievo sotto mio padre, e poi dopo, finché mio padre è stato al mondo, guidavo i cavalli mio padre allenava, naturalmente allenavamo insieme, perché si insegnava anche a allenare, perché una volta era molto importante per anche allenare. E poi ho cominciato la carriera guidatore, insomma. Qual è stata l'esperienza più bella, diciamo, che ha caratterizzato quegli anni?
Da guidatore? Sì, quando hai cominciato, da allievo, poi sei passato a guidatore, la soddisfazione che ti porti di più nel cuore? Beh, sono tante, perché io non ho mai avuto dei cari importantissimi, però ne ho guidati diversi di buoni, in periodi diversi, naturalmente ci sono dei percorsi diversi. Però... Citane qualcuno che ti ha... Sì, allora io sono passato così da presto, che mio padre era molto conoscente, quindi guidavo dei cavalli di scuderia buone, da Desluzzi a Kruger, allora quello gli ho fatto presto a passare un professionista. Poi allora avevamo non tantissimi cavalli di scuderia, però era un cavallo in particolare che era la Loch Mansoline, che ho vinto tantissime corse da allievo professionista, allora che iniziavo con i professionisti. Poi dopo ho avuto altri cavalli, ho cose di belle, per esempio che ho vinto una Tris da ultimo cavallo del campo, che valeva 18 milioni, ero molto giovane, quindi fu anche quella un'esperienza, cioè una parte bella, perché vinci una Tris dove c'erano i guidatori buoni, Sciarillo... Dove l'hai vinta? Padova, Treviso, Bologna? A Treviso vinci con un cavallo, l'ultimo cavallo del campo, Ortos di Bella, era un cavallo che non partiva forte con la macchina e già di fuori, ma con i nastri scoprì una corsa prima che partì fortissimo e in testa era imbattibile, perché come arrivava un cavallo partiva, anche in realtà all'arrivo. E quel giorno lì andò in testa e vinci una Tris, fu una grande soddisfazione, fu il mio primo centrale, diciamo, e quella fu una gioia immensa, perché era la prima, quindi... di una corsa un po'... Le attrici allora le facevano una volta alla settimana, quindi era una corsa un po' più importante, insomma. Venerdì, sì, e poi era dotata come un gruppo adesso, tra le altre. Sì, era una corsa che era un po' più sentita di adesso, che c'è sul giorno. Sì, no, la Tris allora c'era il gran premio delle Tris, che lo diceva poi sempre... Fabroni, sempre Giordano, perché lui era famoso per sì, poi allora erano tante corse con i nati, le Tris erano quasi tutte con i nati, lui andava in testa, sì, anche a 20 metri, quindi sì lui andava in testa, sì. Gli altri erano ancora dentro i nati, lui era già in testa, sì, era molto furbo, sì. Sì. Allora, due domande. Una per Moreno prima, e poi dopo anticipo già quella di Luca. Allora, la prima domanda è: tu, Moreno, che ricordi hai da spettatore di Luca Vaccari in pista? Uno. Poi dopo a Luca chiedo: quando abbiamo condiviso il periodo in scuderia, mi hai raccontato, appunto, come dicevo anche prima, tanti aneddoti che hanno caratterizzato la tua vita ippica. Molti di questi, anche molto buffi, riguardano appunto Giordano Fabroni. Quindi prima Moreno ci dice come si ricorda Luca Vaccari in pista, poi dopo Luca, per cortesia, se ci puoi raccontare almeno un episodio dei tanti che mi hai raccontato. Vai, Moreno. Allora, come ti dico, io Luca me lo ricordo come ricordo tanti altri guidatori, non particolarmente, perché nel periodo in cui correva lui io avevo un'attività che non mi permetteva di essere presente all'ippodromo, quindi me lo ricordo più che altro. Sì, secondo me tu bevevi molto bigio durante la tua attività, per cui capisco che non ti ricordi una mazza. Vabbè, esatto. Questa è un'altra cosa, però sì. Mi ricordo la sua collaborazione con Pollini, mi ricordo vari cavalli che portava in pista come seconda guida, perché ha fatto anche la seconda guida Pollini, se non mi sbaglio, però come ti dico, non ho i ricordi che posso avere negli ultimi 20 anni che ho ripreso a frequentare l'ambiente, o i 20 anni, cioè gli anni 70 fino a metà anni 80 che ho avuto tempo, hai capito? È stato un periodo in cui ha guidato lui, io come ti dico avevo un'attività che non mi permetteva di essere molto presente, ogni tanto sì, ma come ti dico, leggendo il trotto o guardando i risultati, insomma, ecco. Tu facevi dei primi e non guardavi i cavalli negli ultimi anni di attività, che dopo ho cominciato a comprare qualche cavallo, allora dopo ho mollato un po' e ho ricominciato a frequentare, ecco. E invece per quello che riguarda gli episodi di Giordano, riesci a raccontarcene uno, Luca, ti prego? Sì, ne avrei tanti da ricordare, perché è un personaggio talmente folcloristico. Uno simpatico è quello del che posso raccontare ipicamente, no? Sì. Anche extra, sì. Con mio padre, così erano molti amici, di parte l'amicizia, che un giorno sto a casa, te la faccio breve così, sì, riesco a raccontartene due, che andando a casa
trovò mia madre disperata, mio padre ha lasciato una donna là di là, una che piange, che l'ha lasciata qua, e là mio padre disse: guarda che se non sbaglio, perché io sicuramente no. Ha aperto la porta del salone e c'era questa donna qui, la donna appena visto mio padre ha detto: ma non è mica lui. E allora mio padre ha capito subito, ha detto: questo è Giordano, che gli aveva dato il suo nome. E naturalmente, per far capire velocemente che personaggio è, una bella simpatica nell'Ippica, guidando me rapida a Padova, arrivò in fotografia con un ex cavallo di mio papà Fucciastro, che arrivavano in foto. Fucciastro lo guidava Drogin e andò subito in premiazione, ancora prima dell'ordine d'arrivo. Mio padre era tutto nervoso, cominciava a chiedere: ma Giordano, intanto Giordano andava allo staccato per vedere Drogin e continuava a dirgli: ma hai vinto, perché Giordano faceva la fatica che si sbagliava nelle fotografie, lui aveva già capito che aveva vinto, e andava allo staccato non dicendo niente. A un certo punto disse: pensa che va a fare il giro non è lui, ma i soldi li prendiamo noi. E difatti c'era l'ordine d'arrivo e vinse Merapi, secondo Fucciato, gli fece il giro d'onore, ma i soldi gli ha preso Merapi. Per far capire, poi è un personaggio un po' particolare, con due grandi mani e una grande furbizia in corsa, un modo suo di vita, che ma è anche per questo che si faceva amare. Era una persona, era un personaggio qui mi sta molto nel cuore, a me è un passaggio importante della mia vita. E invece Vittorio Guzzinati, l'altro personaggio che ha un po' segnato, perché appunto ha avuto una frequentazione, diciamo che Vittorio Guzzinati ha avuto una carriera senza nulla togliere a Giordano, ma più importante di quella di Giordano Fabbroni, sia come allenatore che come guidatore. E che cosa ti rimane di Vittorio Guzzinati? Vittorio Guzzinati è stato per me importante, che mi ha insegnato tanto solo a guardarlo, perché ho avuto a che fare un po', perché gli sgambavo i cavalli, ho corso quel cavallo su, una fatica bestia anche a sgambarli, tu che hai anche lavorato i cavalli. E io ho capito che un guidatore, perché esteticamente da vedere, anche per quelli da fuori, anche per i giocatori, così non era trascendentale, perché era una mummia in su, cioè non si muoveva mai. Guidava un cavallo che tirava, un cavallo tiro, tu mi capisci, certo. Magari uno sta un po' più indietro quando tira, invece lui era sempre fermo uguale, ma faceva trontare anche un cammello, perché veramente aveva due mani eccezionali. Era molto bravo a allenarli, sapeva ferrare, era un, diciamo, forse il più completo che abbia mai visto io. Come... con Profumo M, che non facevo un passo di troppo. Sì, la corsa di Profumo M fu incredibile, davvero, giusto che l'hai ricordata, bravo. E difatti con Profumo M c'è un aneddoto di Vittorio Guzzinati, ne posso raccontare due fedelissimi al volo. Vai. Con Profumo M, che è famosa nell'ambiente, come diceva Moreno, lui da Puledro non prendeva il trotto. Allora da Mangelli montava su Giuseppe, il fratello, Lamberto, il figlio, Andrea, quelli lì, che facevano tutti i puledri, e il direttore Farnetti, poi dopo si mettevano d'accordo su chi vendere e chi tenere per correre. E profondamente ci monto subito, però non fece un passo di trotto, e entrò dentro e disse: con questo cavallo qui ci monto su solo io e vinco il derby. Tutti si sono messi a ridere, compreso anche la Marchesa del Pozzo, che era da Mangelli, e lui a distanza di due anni vinse il derby, e lo preparò solo per il derby. Sembra facile dire le cose, uno può anche aver indovinato, ma ti posso assicurare che ne avete tante, e tra le quali è l'Ausmont, che vinse un Turilli. L'Ausmont era una cavalla buona, però non era una primissima, qualche quarto, terzo, però sai, dopo era una cavalla tra la prima e la seconda categoria. E venne a Padova a fare la finale del Palio Proprietari, di cui vinse, e mentre si cambiava mi disse: se mi viene bene al Turini vinco. Calcola che al Turini c'era dei cavalli di calibro Jazz Spice, quei cavalli lì, cioè era un Ippica dove c'erano dei cavalli veramente buoni. Sì. E lei non si vide per tutta la corsa, e si vide proprio sul palo che vinse, cioè era uno veramente. La cosa fu simpatica, perché velocemente con questa cosa più bellissima, io avevo un amico che faceva il DJ in una discoteca, gli faceva giocare i cavalli. Io non ho mai giocato i cavalli, e un giorno in discoteca mi chiede: c'è un cavallo che vince? E gli diede lo smonto, ma lui, che era un po' impegnato così, mi diede 50.000 lire e la giocò, pagò 1.000 rotti. Sta cavallo vinse una cifra sproposita, e in discoteca mi ricordo che fermo festa,
spense un attimo il microfono, e quando entrai in discoteca mi disse: fermalo Vittorio. Era una cosa bella, perché tutti si girano per dire che cazzo era Vittorio, ma invece era una cosa, insomma, abbastanza bella, insomma. Era un uomo che non mi ha dato tanto, perché era proprio, sebbene era famoso e io ero uno normale come guidatore, a parte l'amicizia che c'era con mio padre, che è nato a Ferrara con mio padre, così, sì. Però era anche lui un personaggio, era un uomo, era un, cioè, mi ha fatto capire tante cose, che è un amico, hai capito? Mi ha dato tanti consigli, tra cui uno bello: io non ho mai alzato la frusta in vita mia quando ho vinto. Alzai la frusta in una corsa dove avevo pochissime chance, battei i molari, battei di ero abbastanza giovane. Alzai una frusta quando dentro col cavallo mi chiuse in selleria e mi alzò da terra dalle parole, non alzare più la frusta, se ti sbaglia un cavallo che alzi la frusta fai una figura. E quindi che mi ha aiutato, perché mi voleva bene. Una cosa che tu, nella tua esperienza di guidatore, Roberto, non hai avuto modo di alzare tante volte la frusta, quindi quello non è un problema tuo. No, anche perché l'unica volta, ti ringrazio che l'hai sottolineato, sei un amico e per questo ti ho chiamato, però l'unica volta che ho vinto, infatti, la frusta io la tenevo ed ero paralizzato perché stavo piangendo mentre arrivavo, quindi comunque a Bologna c'è stato che chi per alzare la frusta ha perso un continentale mica tanto tempo fa. Sì, Martens. È vero, in foto con... alzato la frusta, cavallo all'esterno, ciuff davanti, ecco. Quindi è vero che hai visto un cavallo svedese, mi con un gentleman, sì. Understander, sì. Di qualcosa del genere. Sì, sì. Sì, tecnicamente, Luca, potrei confermarmelo, che la frusta non è sempre positivo, anzi non è mai positivo, perché comunque va usato con intelligenza e quando serve, però sì, alcuni, certo, cavalli, certo, se vengono richiamati con la frusta possono avere l'atteggiamento opposto, quindi quello di mettersi sulla difensiva, sì. Giusto? Sì, sì, è vero, soprattutto le femmine hanno questa caratteristica, però la frusta più che altro nasce per una cosa, almeno perché dopo c'è sempre l'eccesso di chi la adopera di più con la testa o meno testa, questo in tutte le cose. Però la frusta è una direzione che si dà ai cavalli spesso e volentieri, cioè un richiamo, ma anche ma è sufficiente toccare, anche perché quando un cavallo ha finito la benzina, tu puoi spostare finché vuoi, ma certo, ha finito la benzina, quindi è una cosa inutile. Comunque nasce come un richiamo anche per i puledri alla doma, così, e per insegnarli, hai capito, anche delle volte si piegano così, direzionandoli a destra o a sinistra, a seconda dove si piegano, è una direzione che... c'è un segnale di direzione, quindi dovrebbe essere un modo di comunicare con loro. Bravo, oltre la voce, certo, per comunicare con loro, la voce e anche le mani, certo, cioè con le guide, la sensibilità delle mani. Beh sì, certo, non dirlo a me, perché sai che ho sempre basato tutta la mia carriera sulla sensibilità delle mani. Adesso io ho scherzato con te, però ti dico una cosa positiva di te: tu a lavorare in cavalli avevi una mano buonissima, soprattutto per i cavalli che ti tiravano. Evidentemente nel tuo subconscio avevi una sensibilità nelle mani, che succede questo, cioè anche sono guidatori che hanno varie caratteristiche, no? Con le mani più dolci, meno dolci, più forti, perché vanno bene per certi tipi di cavalli. Tu per i cavalli che tiravi non tiravano mai con te, addormentavano, quindi eri perfetto, perché ero noioso e pesante, tutto lì, ero solamente noioso e pesante. Quindi no, adesso questa non detto in modo scherzoso, però è un dato di fatto, e tu lo sai, sì, no. Che te l'ho detto, è una caratteristica che abbiamo tutti, cioè io per esempio ero più un guidatore, soprattutto anche quando ero con Pollini, per esempio, era un binomio che è andato bene per 4 anni, perché Pollini ha una mano forte, per i cavalli che trottavano poco, i maschi soprattutto pigri, che aveva la mano perfetta, per le femmine invece era meno, e lì andavo bene io, ero un più, certo. Sì, ma è chiaro, i cavalli non sono tutti uguali, quindi l'interprete è importante, giusto? Certo, la sensibilità delle mani per varie caratteristiche, poi c'è quello completo che va bene per tutti i cavalli, che sono i fenomeni, che sono i bravissimi, ma noi tutti abbiamo delle caratteristiche per guidare i cavalli che vanno bene per certi cavalli e per altri no. Io, se mi dai un cavallo pigro, io
l'estate davo poco, poi non c'ho una mano molto forte, andavo peggio, hai capito? Ascolta Luca, sì, mi hai raccontato una volta che tu hai fatto un gran premio e hai rischiato di vincerlo. Sì, ho rischiato di vincerlo. È un po' la fuga della retta d'arrivo, praticamente è stata una corsa dove una cara molto difficile che sbagliava spesso. Sì. E Alfredo, che è un altro grande uomo da cavalli. Cavalla che si chiamava, volato, scusa? Cavalla che si chiamava? La canale si chiamava Fanface SM. Ok. Erano le pulle a Roma dei Pulledi, era una cavalla molto veloce, però è una cavalla molto difficile, sbagliava con niente, una cavalla bisognava stare attento a tutto. Così era uno figlio di Fanface, vero? Mi sa di no, no? Mi sa di no. No, adesso non me lo ricordo molto bene, potrebbe essere una figlia di Ecchi di Foto. Ah. Aveva quel nome lì, non mi sembra che fosse figlia di Fanface. Potete anche avere ragione, ma a me mi sembra che fosse una figlia di Foto. Sì. Allora, sappiate che questo è il race off di oggi? Perché sai che si chiama race off perché ci sono comunque delle sfide. Sì. Così lo sottolineiamo e nella prossima puntata vi daremo la risposta. Allora, Luca Vaccari dice che è figlia di SJ Photo, mentre invece Big Mo dice... Ma guardate che ha ragione lui, eh. No, non lo so, no, io dicevo Friendly Face. Ecco, Friendly Face. E se è, allora, promessa, la prossima puntata inizierà con la soluzione di questo race off, ecco, bene, tra Luca Vaccari e Big Mo. Allora, detto questo, stavi raccontando, scusa Luca? Sì, che è una cara molto sensibile, molto difficile. Aveva un numero anche brutto per lei, perché aveva il numero uno, che sembra un numero bellissimo, ma invece dovevi partire un po' in mano, il numero uno un po' sacrificato, e riuscì a partire ultimo, ma... di trotto. Poi la corsa venne anche abbastanza bene perché presi la schiena di Flecce, Caricare arrivò secondo, la cavalla di Santo Moro, era una buona cavalla, che sbagliò a partire, poi gli presi la schiena, mi portò avanti, praticamente siamo arrivati in bocca alla retta d'arrivo, che io rimani in schiena a lei e bastava solo spostare e fa la retta d'arrivo, mi viene l'istinto sbagliato in quel caso di togliere i tappi e mi sbagliò, Flecce arrivò secondo in fotografia, male che vada arrivò terzo, però secondo me era la buona occasione, per l'unico gran premio che ho corso, quindi era un'occasione per poter vincere. Insomma. Allora, questo mi dà modo di toccare un altro argomento tecnico, perché noi vogliamo anche provare a raccontare qualche cosa che possa anche servire a chi non conosce il trot in maniera diretta. Togliere i tappi, attenzione, non vuol dire stappare la bottiglia, oddio, è sempre comunque una bella cosa, no? Ma in questo caso stappare o togliere i tappi vuol dire con una cordicina che si ha attaccata al sulchi tirare e togliere delle spugnette, così le posso chiamare, che sono inserite prima della corsa all'interno dell'orecchio del cavallo, quindi toglierle per togliere diciamo l'insonorizzazione generata da queste cuffiette per il cavallo, quindi il cavallo improvvisamente sente il rumore di tutto ciò che gli è attorno. È giusto Luca? Sì, corretto. Ecco, infatti, e questa cosa qui, per i cavalli e i rumori, quando è che serve? Quando è che serve? Generalizzando ovviamente. Sì, 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 dopo varia da cavallo a cavallo, comunque serve più che altro, i tappi servono per i vari rumori in mezzo ai cavalli, sai, un cavallo all'inizio che è fresco è più ardente e quindi lo tieni più tranquillo. E il rovescio è che verso la fine, quando è un po' stanco, togliendo i tappi, sentendo il rumore della voce, si anima, e questo è lo scopo, insomma, e rende di più. Questo è lo scopo dei tappi stribili. Ecco che allora, detto così, è tutto molto semplice, facile. Voi dovete sapere, carissimi ascoltatori, anche voi di New Mexico, che durante la mia breve carriera da gentleman, io credo di essere riuscito a stappare un cavallo una volta. E tanto che Luca credo che mi abbia riso e mi abbia preso per il di dietro mille volte, perché tutte le volte tornavo in scuderia e mentre tornavo mi rendevo conto che non l'avevo fatto. Puoi confermare questo nanetto? Sì, sì, confermo. Infatti io la mia idea era proprio di tagliarti il filo che non serviva, insomma, era una cosa in più. Era un optional che non usavi, quindi. No, perché quando si è in corsa, adesso sembra, ripeto, molte volte guardare da fuori è tutto immediato, facile, intuitivo, cosa vuoi che sia, tengo due redini in mano, no? Invece l'agonismo della corsa, il fatto che comunque senti la pressione e anche un po' la paura, perché attenzione, sono animali di 600 kg, tu sei appoggiato su un trabiccolo di scarsissima consistenza, e quindi doverti ricordare di tutte le manovre che ci sono da fare, oltre alla voce, eccetera. Io quando arrivavo alla fine, il fatto di togliere i tappi, a parte il fatto che i miei allievi sarebbero stati poco sensibili, perché credo che Ninja Riz tappi non tappi, gliene poteva fregare di me.
Non so se sei d'accordo. Si metteva a ridere, esatto. No, no, ma si metteva a ridere, difatti. Perché, però scusa, se una cosa che è molto importante su quello che hai detto, perché è una cosa importante che è come rapporto con la gente che vede le corse, no? Che è quella del parterre, diciamo. Sì. È detto tu, è totalmente diverso vederle da giù che da su, perché da giù è tutto facile, ma da su, anche perché tu hai detto bene fino a un certo punto, nel senso che oltre ad avere tante cose da fare, ma tu devi prendere delle decisioni in una frazione di secondo, che possono essere giuste al momento, ma risultare sbagliate poi, quindi non è mai facile. A me, per esempio, mi è capitato di correre male e vincere, perché poi sbaglia un cavallo, ti si libera un buco, dormi che non sposti prima, però ti si libera lo stesso buco, capito quello dire? Certo, cioè, certo. Sono delle frazioni di secondo, devi fare delle scelte. Dopo la bravura sta di sbagliare meno, cioè di avere la freddezza di indovinare più scelte, però sono frazioni di secondo, a parte l'abilità, le mani, la bravura e tutto, ma anche a volte fai delle scelte giuste. Io ho vinto una Tris sbagliando completamente la tattica e mi è venuto su un piatto e meglio di così non poteva venire, però succede una volta su 10 e le altre 9 dicono guarda che quello lì che ha dormito, capito? Non è facile, è un mestiere diverso da giù a su. C'è poi da dire che un cavallo non è una macchina, che tante volte tu lo vuoi bravo dire, lui non ne vuole sapere, quindi bisogna rimanere anche lì, perché c'è bravo. Poi ci sono tante sue sfumature, un cavallo tira e non trotta, sì. È difficile guidarlo, un cavallo che si tocca, capito? Cioè, quindi a volte non fai la manovra, dice quello dorme, ma non fai perché non puoi farla, nel senso non puoi farla, che sei in difficoltà, hai capito? Ecco, bravo. Difatti sono tutti bravi giù. Ecco, Moreno, tu che hai avuto l'esperienza in scuderia, perché comunque Moreno, abbiamo detto, lo ricordiamo volentieri, che comunque si attaccava ai cavalli, quindi è stato in scuderia, è ancora in contatto con chi allena, però diciamo che la tua carriera, passami il termine, è stata più da spettatore, no? Sì, oltre che proprietario, sì. Ovviamente, però diciamo che hai visto più corse, diciamo, dalla tribuna che non dalle scuderie, correggimi se sbaglio. Sicuramente. Ecco. Però visto che hai l'occhio per capire meglio e hai avuto anche l'esperienza, però, qual è effettivamente il tuo vissuto sugli errori che si fanno in pista o presunti tali? Perché, ripeto, uno fa una scelta in quel momento, poi succede l'istante dopo una cosa per cui quello che hai scelto era sbagliato, no? Come diceva Luca. Ma vedi, lì è un discorso di sangue freddo, perché se tu ci fai caso, in retta d'arrivo viene quella frenesia a tutti, no? Sì. Sull'ultima curva, all'imbocco della retta d'arrivo, viene una frenesia a tutto, che se tu in quel momento lì tieni il sangue freddo, lo sai quante cappelle riesci a vedere e a prendere su? Quindi è proprio il momento dell'ultima curva, l'ingresso di retta d'arrivo, la corsa si decide lì, perché a tutti viene la frenesia, no? Chi anticipa, chi è. Tu aspetta, è stata la fortuna di Andraghetti quella lì. Andraghetti, il sangue freddo, ha vinto un sacco di corse in retta d'arrivo perché hanno sbagliato gli altri, chi viene su, chi va giù, chi va. Infilato dei buchi. Sì, infilato dei buchi che impossibili. Ecco, lì è la freddezza. Ha vinto un derby anche così. Sì, vinse un derby così. Che purtroppo, no, ma te lo dico perché ero il periodo con Pollini, con Cirocchi, sì. Chief, che perse Cirocchi Chief perché forse Alfredo, ma anche lì vedi, sembra uno sbaglio, ha dovuto scappare via perché gli si era messo un pochino falso, difatti dopo ebbe un problemino a destra davanti, si mette un po' falso, allora per tenerlo un po' sveglio in camminata ha dovuto allungare un po' e Andraghetti, che era sotto, ha trovato il barco, vinto, ma è stato freddo a non spostare mai. No, ma difatti cioè, è proprio quell'attimo lì che se riesci a mantenere la freddezza, vinci, ti regalano un sacco di corse, perché adesso non è magari il fatto di Cerocchi C, perché era un cavallo che aveva mille problemi, anche quello lì non... Purtroppo sì. Era un cervello elettronico il cavallo lì, era un cavallo fantastico. Sì. E lì però, mancava solo la parola, però aveva dei problemi grossi. Però aveva dei problemi male di qua, male di là, quindi cioè, non era proprio manovrabilissimo. Però
Ma lui aveva il senso proprio del buco, diciamo, cioè tirava sempre il buco giusto. Stiamo parlando sempre di cavalli, ovviamente, no, ci tengo a sottolinearlo. Freddo manteneva la freddezza proprio fino alla fine e ha sempre sfruttato gli errori degli altri, errori, valutazioni sbagliate, perché io non voglio parlare di errori, perché non c'è uno qua. Non capita, comunque fa delle valutazioni sbagliate. Sì, sì, certo, capita, perché per esempio un vecchio di cavalli, Finn, che era un russo, sì, che è stato un metro di cavalli, esatto, diceva il più bravo è quello che sbaglia meno, quindi sbagliano tutti, quindi, Sì, ma di fatti. Ascolta Luca, ormai andiamo verso la chiusura di questa puntata e veramente grazie tante per la tua partecipazione, perché ti sei confermata ancora una volta quella persona simpatica che ho avuto il piacere di conoscere nella mia frequentazione in scuderia. Oltre alla cavalla che abbiamo raccontato prima, ci avrai qualche altro cavallo che hai piacere di ricordare? Perché è anche una forma di portare fuori i bei ricordi che ci sono nel mondo dell'ippica. Quali sono altri cavalli che ti sono rimasti nel cuore? Io ho avuto la fortuna di non guidare mai, di lavorare, sì, che ho lavorato qualche cavallo Gran Premio. Non ho mai avuto dei grandi cavalli Gran Premio, però ho guidato anche dei cavalli molto buoni, FZS, Demon Land SM e diversi altri. Una cavalla che mi sta particolarmente a cuore è Ferrada, perché era una cavalla da ED, era quando l'ho comprata era in G, però è una cavalla che c'è una storia anche lei un po' particolare, ma è veloce, nel senso che il proprietario mio era innamorato di questa cavalla qui, era una figlia di Apollo Tunis, era penso una delle cavalle più brutte che io abbia mai avuto, perché c'avevamo un cammello. Salutiamo il proprietario, cui comunque sì. Purtroppo morto. Anche Apollo Tunis non era bellissimo come cavallo. No, però sai, Apollo Tunis aveva già una forma da cavallo. Questa è una cavalla molto grande, c'avevamo un cammello, era proprio magra, grande, era molto brutta. Era una cavalla che partiva piano, non arrivava mai. A me non, sinceramente non mi piaceva, ma in quel momento lì era anche ferma, era su un pado che era 5-6 mesi che era ferma. E questo che non andava più tanto, questo proprietario mio, io voglio comprare quella cavalla lì, sono innamorato di quella cavalla lì, guardi, ho fatto che è una cavalla e non c'ha genealogia, è brutta, una cavalla che parte piano, corriamo sempre a Padova, vabbè c'è Treviso, però che la pista è grande, però insomma voglio dire, non è una cavalla adatta. E non volevo comprarla, alla fine mi lasciai convincere, anche perché i soldi erano suoi. E andai a comprare questa cavalla qui, che all'inizio non mi fece bene, poi dopo indovinai qualcosa, era una cavalla fantastica, perché mi sono divertito tantissimo, ma non perché andava forte, cioè, era una buona cavalla, perché il cavallo faceva 16-2000 metri con i nastri, sì, già in mezzo alla pista, però era una cavalla che aveva una particolarità bellissima, che se tu correvi con la tattica non arrivavi mai nei primi quattro, perché era una cavalla molto lenta a ripartire, se la fermavi non ripartiva. È una caratteristica bellissima che per un guidatore è una cosa bella, anche per te. Anche questa è una cavalla che potevi guidare tu, Dobby, perché bastava andare di fuori al primo e fino a che non l'aveva spaccato non lo mollava mai. Era una cavalla che aveva questa caratteristica. Se correvi sempre di un passo e di fuori al primo, lei ha vinto tantissime corse così. Anche Bisognava stapparla. Sì, bisognava stapparla. Allora non la potevo guidare, era scusa. No. Ma si stappava da sola, lei si stappava da sola. Si girava un attimo indietro e fa vabbè, te lo faccio sì, io. No. Allora, per questa particolarità qua, ha avuto anche Ussa del Ronco, è stata una buona cavalla. Cioè, per questa particolarità, è una cavalla che ho vinto tantissime corse a numero, perché era una cavalla da handicap, quindi nati con la macchina partita piano. Ha vinto corsa anche con la macchina, però sempre sui 2000 metri, ho perso una Super 3 sul palo, un cavallo di Minucci anche a Padova, una 2004, era una cavalla fantastica, guardato lì, perché era una cavalla che non ti metteva in difficoltà, nel senso che bastava andare fuori al primo, certo, e poi andavi, era la più, era semplice, no, come... Non aveva parziale, ma aveva passo, era una passione proprio... Ma come è nata la storia, a me non mi piaceva, io sono sincero, non è che l'ho comprata io, perché... Proprio non mi piaceva proprio, io non l'avrei mai comprata in vicenda. Sì, sì, sì. Eppure dopo il proprietario ha avuto ragione e poi andava piano, l'ho presa, ho fatto bene con gli altri cavalli, magari perché io poi di caratteristiche avevo, che purtroppo non avevo dei proprietari importantissimi, quindi sì, bravi tutto, perché ho avuto tanti proprietari di qui e uno era anche di Bologna che purtroppo è morto, è una persona di cui sono molto affezionato, era mio secondo padre, era Brusori Lino. Ah sì. Lino era un proprietario che aveva, certo, tantissimi anni fa un cavallo di
che aveva un cavallo da Flavio Barbieri, poi tramite Benasciuti mi portò dei cavalli, cominciò con Blue Bypass e poi ebbe Abios, che ha un altro cavallo buono, e Index F, che purtroppo per lui, io questo ho un grande rimpianto, era un cavallo che era un campione, fu molto sfortunato, e quell'uomo lì meritava proprio, era un proprietario come eri proprietario tu, che era proprio, cioè, nel senso, la passione, però ti lasciava lavorare, era una degna persona, una bravissima persona, quindi ho avuto dei proprietari anche bravi, però non grandi, ho dovuto lavorare sempre con dei scarti, con dei cali che aveva dei problemi, ma questo io l'ho avuto una fortuna, perché mi ha dato tantissime soddisfazioni. Ultimissima cosa per la chiusura: artiere, abbiamo detto guidatore, allenatore, artiere, in fondo che poi non è finito, perché la vita ippica tua continua, e come si continua, quale di queste professioni ti è rimasta di più addosso, cucita addosso, quale la senti un po' più tua, al di là del prestigio che ti può dare vincere in pista o il gusto di mettere un cavallo dritto, in fondo che cosa senti più tuo? Ma sai, allora, questo qui è un lavoro che ti prende, no? Tu lo sai benissimo, cioè una passione che ti prende dentro, no? È una passione bellissima, anche se fosse più... Dovrebbe essere solo più gratificante, in questo momento è poco gratificante perché vieni vissuto male, diciamo. Allora, però nei momenti della mia carriera, secondo me, il fatto proprio di stare a contatto con il cavallo, perché in tutte le sfaccettature che... Cioè, mi dispiace non darti la risposta precisa, ma in tutte le sfaccettature della mia carriera, sia come artiere, come allenatore, guidatore, ancora artiere, comunque la passione e la soddisfazione quando vince un cavallo che tu o accudisci o prepari o alleni, insomma, è sempre tanta in tutti i lati che vedi la cosa. Quindi il cavallo, secondo me è il cavallo la cosa che ti rimane dentro. Io ti faccio i complimenti, perché la risposta per me è più bella che potevi dare, perché fondamentalmente siamo tutti innamorati, perché c'è questo animale fantastico, e poi ognuno lo vive nella maniera più o meno approfondita che ritiene che ha nelle sue corde, ma credo che il cavallo sia veramente quello che fa la differenza. Luca, grazie tanto per la tua disponibilità, per la tua simpatia, speriamo di riaverti un giorno di nuovo con noi ai microfoni di Race Off. Un abbraccio per la trasmissione. Grazie Luca. Grazie Luca. Un grazie. Saluto anche controvoglia, ma è sempre dovuto, al mio compagno di viaggio Big Mo, e in attesa sempre del Vin Santo, mi raccomando, del Bigio. Bel culo hai avuto tu a conoscerne. Sì, sì, sì. te lo dico fuori onda, ok? Te lo dico fuori onda, va bene. E un abbraccio e un ringraziamento a tutti gli ascoltatori di Race Off, alla prossima puntata. Ciao, 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 ciao. Ciao a tutti, ciao.